Buonasera e bentrovati. Allora, riprendiamo questa didattica a distanza da un artista importantissimo, 1500, ossia Michelangelo Buonarroti. Io do per scontato che voi abbiate letto e approfondito Leonardo da Vinci, con ciò che vi avevo chiesto appunto di approfondire la scorsa settimana. Quindi con Michelangelo entriamo appieno nel 1500, quindi andiamo a scoprire questo artista importantissimo per l'arte, la storia dell'arte mondiale, vissuto appunto a cavallo tra il 1400 e il 1500. Michelangelo Buonarroti esprime la sua arte soprattutto tra Roma e Firenze, nella Firenze di Lorenzo il Magnifico soprattutto, ed esprime con la sua arte soprattutto l'orgoglio dell'uomo rinascimentale. Infatti il suo David di Donatello, il suo David di Michelangelo appunto, è un'opera imponente, alta oltre 5 metri, compreso il basamento, è espressione della fierezza proprio della rinascita dell'uomo e della centralità dell'uomo rinascimentale. Michelangelo è un artista poliedrico, è un artista che si esprime secondo diversi linguaggi artistici, quindi spazia dalla scultura alla pittura con grande padronanza dei mezzi. E, in particolar modo è un uomo che ama le sfide. Michelangelo è un artista a tutto tondo, un artista travagliato, un artista che vive molto anche il rapporto anche con la fede, e tant'è che poi nelle sue opere pittoriche maggiori, che sono appunto la volta della Cappella Sistina e il Giudizio Universale, la parete di fondo della Cappella Sistina, andremo a scoprire, ma questo lo faremo la prossima settimana, andremo a scoprire il rapporto tra Michelangelo e la fede. Oggi voglio parlarvi così molto rapidamente, voglio accennarvi un po' alla scultura di Michelangelo. Michelangelo sostiene che la scultura sia già insita nel blocco di marmo, quindi la scultura sia per via di levare, così come egli stesso sostiene, e quindi l'idea progettuale, l'idea dell'artista è già nel blocco di marmo, il quale artista deve soltanto asportare materiale e quindi realizzare la sua opera. Quindi molte opere iniziali, giovanili di Michelangelo sono delle opere soltanto sbozzate, soltanto accennate, e si vede il blocco grezzo dietro, proprio perché questo ci fa capire la sua idea di partenza, la sua idea di progetto. Ricordiamo Michelangelo Buonarroti soprattutto per il David, che appunto a cui ho fatto riferimento prima, e per la Pietà che troviamo all'interno della Basilica di San Pietro in Roma. Due parole sul David. Il David, dicevo prima, esprime la fierezza dell'uomo rinascimentale, ma soprattutto si rifà alla grande classicità greca. Noi nel David ritroviamo il chiasmo che in qualche modo aveva creato, appunto aveva inventato Policleto, artista della Grecia classica, e praticamente troviamo alcuni accorgimenti importantissimi, un realismo incredibile, le vene messe in evidenza, l'incarnato, l'occhio. Michelangelo sugli occhi è particolarmente concentrato, nel caso del David lui che cosa fa? La pupilla, scava la pupilla, quindi in modo tale da dare più profondità allo sguardo. Michelangelo è molto attento a questi dettagli, a questi particolari, per cui i capelli, le chiome, le mani, le braccia, la muscolatura sono veramente trattati con un realismo impressionante. Il David in particolar modo è un'opera importante anche perché Michelangelo, per realizzarlo, accetta una sfida. Quel blocco di marmo era stato già scartato da altri scultori prima di lui, e lui accetta la sfida, tant'è che riesce a tirar fuori quest'opera da questo blocco di marmo, che però nel tempo ha dato qualche problema perché lungo la gamba destra, che è la gamba d'appoggio, c'è appunto una lesione, una fenditura nel marmo che è stata un po' un elemento di criticità, per cui diciamo questo blocco era stato scartato in precedenza. Per quanto riguarda la Pietà invece vi dico rapidamente,
una Madonna giovanissima che tiene tra le braccia il proprio figlio, appena deposto dalla croce. Il rapporto tra Michelangelo e la fede qui si vede dove? Si vede nel fatto che la Madonna non tocca con le proprie mani il corpo del figlio, ma c'è tra la mano della Madonna e il corpo di Gesù la sindone, questo velo che avvolge il corpo e di fatto fa da filtro tra la natura terrena della Madonna e la natura divina del figlio. Quindi è importante questo riferimento. Michelangelo firma per la prima volta una sua opera perché sulla parte frontale della Madonna viene riportata la firma dell'opera, e questo avviene perché probabilmente per evitare che l'opera venisse attribuita a un altro artista lombardo dell'epoca. Il dettaglio nella Pietà è fondamentale, importante, soprattutto perché come ho detto anche prima, è molto importante in Michelangelo, è molto importante il realismo, il verismo, diciamo, questa grande verità che viene fuori appunto dalla materia fredda che è il marmo. Quindi è importante soprattutto il modo con cui tratta la materia e il modo con cui umanizza la materia. Quindi Michelangelo è un artista che potremmo dire è simbolo dell'intero Rinascimento, perché praticamente è colui che porta avanti la forza della ragione, cioè è l'artista che in qualche modo esprime giustamente una grandissima idea di bellezza, di purezza, ma anche di fierezza, di ragione, che sono gli elementi fondamentali dell'intero Rinascimento. Quindi io per adesso mi fermo qui, vi inviterei a studiare quindi pagina 206 e 207 del vostro testo. La prossima settimana andiamo avanti e parleremo un po' della Cappella Sistina con Michelangelo pittore. Per ora vi auguro un buon lavoro, un buono studio e ci aggiorniamo alla prossima lezione. Mi raccomando, facete i bravi. Ciao ciao!